caloroso benvenuto a tutti innanzitutto, oschiresi e non, visto che sto vedendo tanti volti che di Oschiri non sono in questo momento inaugurale. È la 21esima edizione della Sagra della Panada, una festa popolare che sempre più rimarca e ribadisce quello che è il connubio Oschiri-Panada. Buona Sagra a tutti! Siamo giunti alla 21esima edizione della Sagra della Panada. Vuol dire che è una manifestazione che ormai ha già raggiunto la sua maturità, che se non ci fosse stato il Covid sarebbe stata già al 23esimo anno. È una manifestazione importante che io ritengo che la classe politica a tutti i livelli competenti dovrebbe aiutare in maniera consistente, perché ritengo che i confini italiani, per il livello di prelibatezza e di importanza che ha la Panada, non solo per Oschiri, ma per tutta la Sardegna, siano ristretti. Io ritengo che la Panada sia il passaporto di questo paese, è la chiave che può aprirgli tutte le porte. La Panada ha creato grande economia ad Oschiri, ma è un'economia che ancora può crescere a dismisura e creare economia di contorno. E quindi ritengo che sia importante che se ne parli, sia importante che le amministrazioni che si succedono portino avanti questa manifestazione, perché è una manifestazione che ha già fatto fare un salto di qualità a Oschiri, ma un salto di qualità che può essere ancora maggiore, e questo è il mio auspicio. Manifestazione storica del Acutto, ci troviamo a Oschiri naturalmente, è una manifestazione importante per tutto il territorio naturalmente regionale del Monte Acutto. Però vedo che anche quest'anno c'è una festa molto importante, soprattutto con, legata alle tradizioni di Oschiri e del Monte Acutto in generale. È una festa riuscita, e quindi complimenti di amministrazione, al sindaco. Siamo giunti alla 21esima edizione della Sagra della Panada, sono le 21.30 e tra poco si esibiranno sul palco i Tazenda. La gente si è riversata da presto in questa manifestazione. Noi come amministrazione comunale ci abbiamo impiegato cuore, anima e tempo, 2 mesi non stop. Per ora sembra che stia andando bene, siamo contenti con l'assessore anche della buona affluenza, anzi ottima affluenza, e volevamo ringraziare i produttori di Panadas che in primis sponsorizzano questa manifestazione, cioè senza i produttori di Panadas non esisterebbe la Sagra della Panada. Quindi niente. Sono già esibiti? Sì, si sono esibiti poco fa il gruppo folk Beata Vergine Immacolata di Oschiri.
la banda Pietro Feno di Oschiri, accompagnati da Daniela Carta, Samuel Scarpa e Cristian Fiorini, i Turpos di Orotelli e i Barbari Diccoli, che ancora stanno girando per il paese, insomma, con le loro bolle, trampoli e spettacoli di magia. Aspettiamo i Tazenda e poi da mezzanotte in poi via alla gioventù con i DJ. Una grande sagra, ancora a mezzanotte, le vie del paese sono strapiene di gente, gente che è venuta un po' da ovunque, soprattutto dai comuni vicini, ma anche da tutti i comuni costieri. Una sagra che conferma il successo dello scorso anno, anzi, probabilmente lo migliora. Siamo contenti perché il programma evidentemente è piaciuto, le attrazioni sono state reputate all'altezza e quindi la gente è accorsa in massa. Ma la cosa fondamentale è che la gente si è accorsa per la panada, per i nostri produttori e per vivere la nostra Oschiri e la sua gente. Ancora una volta il connubio Oschiri-Panada si rafforza e viene rilanciato. Un connubio identitario e simbolico per noi fondamentale, che senz'altro ci rende orgogliosi di avere un prodotto di questo tipo, di avere una piccola economia della panada, cioè un sistema di imprenditori che producono e commercializzano questo prodotto, e soprattutto di farlo riconoscere come un prodotto identitario oschirese. Siamo contenti naturalmente di ancora una volta aver saputo accogliere così tanta gente. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa sagra e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione, in particolare la giunta comunale, i consiglieri, le associazioni che ci hanno offerto il loro supporto. È fondamentale, insomma, essere comunità, perché questa è una comunità che si prepara alla sagra della panada e che durante la sagra della panada accoglie i propri amici oppure i visitatori che vengono qua, o comunque tutte le persone che per motivi di curiosità, attenzione, interesse decidono di passare una serata dell'estate qua a Oschiri.